Si è svolto nella sala riunioni dell'ex corte capitaniale di Caltagirone un incontro pubblico nel corso del quale è stata presentata alla città, su iniziativa del Lions Club, la mappa tridimensionale volumetrica per non vedenti. Mappa che i soci del Club Service hanno voluto donare al servizio dei turisti e in particolare dei non vedenti. Alla cerimonia di presentazione hanno preso parte autorità civili, militari e religiose, il vescovo della diocesi di Caltagirone, Monsignor Calogero Peli. Allora, abbiamo vissuto un altro momento bello per la nostra città, perché si è dotata di uno strumento che significa attenzione a coloro che hanno una diversa abilità, quindi i non vedenti, per poter visitare la nostra città e poterla apprezzare nei suoi monumenti e nella sua cultura. Ringrazio il Lions Club che hanno veramente pensato a questo gesto che mi sembra estremamente significativo in un momento in cui vogliono ricordare, ecco, questa nostra città per la sua disponibilità ad essere luogo di accoglienza, luogo di cultura e luogo di futuro. Ad evidenziare l'importanza dell'azione sociale svolta dai responsabili del Lions e il suo presidente del Club Service di Caltagirone, Calogero Scebba. Abbiamo donato alla città di Caltagirone un'opera tattile, tiflodidattica appunto, per non vedenti, volumetrica, tridimensionale, che rappresenta il centro storico di Caltagirone, dalla cattedrale all'ex matrice. In pratica vengono riprodotti gli edifici che sono maggiormente rappresentativi, comprensivo anche naturalmente della scala, e a fianco è messa anche un'opera, una mappa tattile, proprio per indicare ai non vedenti la posizione e la descrizione di questi monumenti.